Era cambiato il vento durante la notte e l'aveva portata lì. Sospinta da altri posti, da altre voci o canzoni, era giunta ai margini del paese una grande nuvola, soffice come il latte schiumato di un cappuccino in centro. Si estendeva in cielo, coprendo gran parte della zona sud, quella che portava alla collina dei sempreverdi, così chiamata perché formata da alberi di agrumi e oleandri, che non perdono mai le foglie. La mattina presto non ci aveva fatto caso nessuno. Con le prime luci dell'alba era sembrata solo una nuvola, come tante altre. Molti abitanti del paese erano stati indaffarati a portare i figli a scuola, altri ad aprire il negozio, chi a leggere il giornale appena comprato. Nemmeno nel pomeriggio le fu data la giusta attenzione. Qualche nonno al parco con i nipoti restò ad osservarla per qualche minuto più degli altri, tornando poi ad occuparsi dei bambini che non la smettevano di correre e lanciarsi, come leoncini nell'erba. Solo la sera, più rilassati, senza fretta, buttando un occhio in su, qualcuno se lo era ricordato. La nuvola non se n'era andata. Era sempre lì sopra, con la stessa consistenza spumosa della mattina, ed era arrivata a toccare i bordi della periferia e dei primi palazzi. Sicuramente era la più grande mai vista prima e dava l'impressione, a guardarla bene, di celare qualcosa, come un telo steso sulla spiaggia davanti a un mare di domande. Lentamente, tra lo stupore per quello spettacolo e la paura che fosse un brutto segnale, la gente si ritrovò ad interrogare il cielo, radunandosi in gruppi ai vari angoli delle strade, tutti parlando poco e sottovoce per non rompere il silenzio che si stava creando e che ora riuscivano a sentire chiaramente tutti. D'altronde era inutile urlare ad una nuvola, resta sempre in silenzio per sua natura. Il silenzio è una sfida con il tempo e lei sa di poter vincere. Per le vie nessuna auto girava più, i televisori erano stati spenti e non suonavano nemmeno i telefoni. C'era stato chi, dopo aver parcheggiato la macchina, aveva raggiunto a piedi con la famiglia il resto della popolazione, che ormai si stava spostando alla periferia del paese, dove era più facile vedere la grande nuvola per intero. Trovarsi insieme davanti a quel punto di domanda fatto di latte sembrava la cosa più naturale da fare. Condividere il silenzio, lo stesso orizzonte, con un unico respiro trattenuto, domandandosi quando si sarebbe sciolta la nuvola. Ma lei non cedeva. Aggrappata alle colline a sud aveva trovato quasi una nuova casa. Chissà quanto tempo ci aveva messo per arrivare lì tutta intera. Magari non ci voleva nemmeno stare là in quel momento, si preoccupò qualcuno. Forse le si era impigliata la coda tra gli alberi. Ecco che un nuovo pensiero circolò tra le persone. La nuvola si era incastrata tra gli alberi. La gente sembrava aspettare il momento in cui si sarebbe liberata, come un aquilone che rimane incastrato tra i rami, da un momento all'altro un colpo di vento lo avrebbe sbattuto altrove, senza filo, senza coda, nel cielo. Ma una grande nuvola non si libera con un soffio di vento, gli serve un grande vento e proprio non pareva levarsi. Qualcuno si fece coraggio e decise di andare sulla collina. Se veramente si era impigliata negli alberi, si doveva provare a liberarla, così avrebbe lasciato il paese. La prima cosa di cui si accorsero era il forte profumo di arance, pur non essendocene ancora sui rami. Sulle cime più alte sembrava annodata, ma più che di corde si trattava di capelli. La chioma della nuvola, per quanto bizzarro, si era impigliata tra i sempreverdi. Le persone provarono, nella loro ingenuità, a sciogliere i nodi, scuotendo i rami, ma la nuvola non si spostò di un centimetro. Forse il problema era ben più grande.
non così semplice. Mentre il buio aumentava, da dentro il bosco apparve, con una lanterna in mano, il vecchio guardaboschi Arturo. Aveva gli occhi brillanti e la bocca inclinata verso sinistra in un perenne ghigno. Gli uomini lo riconobbero e si fecero intorno a lui. Questa nuvola non se ne andrà così facilmente. Avete sentito che profuma d'arance? Non è un'impressione, è così. Profuma come la terra dove è nata. Tutti lo guardarono con faccia incredula. La nostra amica è nata su questa collina, ve lo posso garantire. Me lo raccontò mio nonno che piantò i primi agrumi e i primi oleandri. All'epoca qui scorreva anche un piccolo torrente. Ma sentite questo, amici. Con il calore del sole la terra e l'acqua si scaldano, con loro anche l'aria attorno alle piante che, come ben sapete, essendo calda, sale in alto. Salendo si porta dietro il vapore e l'umidità e nel nostro caso anche il profumo degli agrumi. Arrivata ad una certa altezza il vapore condensa e diventa nuvola. Così, come tante altre nuvole, è nata quella di Sempreverdi. È tornata, gli chiese qualcuno prendendo coraggio. Probabilmente è tornata per rivedere casa. E come possiamo liberarla, Arturo? Per liberarla c'è un solo modo: cantando. Fu la sua spiazzante risposta. Cantando? Arturo si appoggiò ad un grande albero. Le nuvole, vedete, non si spostano solo con il vento. Sì, serve anche quello, a quote altissime. Ma quando volano così basse è perché seguono la musica. La musica? Una nuvola! Dovete pensare a tanti e tanti anni fa, quando i lavori principali da queste parti erano occuparsi di campi e di mucche. I contadini zappavano la terra e cantavano. E le nuvole, attirate dai canti, passavano di campo in campo. Al paese vicino c'erano altri contadini e altri canti. E le nuvole si spostavano. Sì, questa storia è tanto carina quanto troppo favolosa. Esatto, favolosa, disse sorridendo Arturo. La grande nuvola fa parte della nostra favola, di quando ci mettevamo sdraiati in un prato e indovinavamo i tanti animali che disegnava. Ci è venuto a ricordare che dobbiamo tornare a cantare, a fischiettare, a immaginare, a rilassarci. Solo così si scioglieranno i nodi e riprenderà a volare. Gli uomini sulla collina erano dubbiosi. Si misero a parlare a voce bassa dei fatti loro, decidendo cosa fare e se credere all'uomo. In quell'attesa, Arturo cominciò a fischiettare un piccolo motivetto. Magicamente, i rami sopra di lui furono liberati dalla nuvola, che in quel punto preciso si alzò leggermente. Qualcuno vide. È vero! Funziona! Cosa vi avevo detto? Le nuvole ascoltano e si muovono con le canzoni e la musica. Non voglio dire che ballino, ma credo che mi abbiate capito. Quindi provarono a cantare a squarciagola la prima cosa che ad ognuno era venuta in mente, ma senza esito. Ci provarono per qualche minuto, poi interrogarono di nuovo il vecchio. Ma come mai non succede nulla? Ma voi cantate con il cuore o perché vi è stato imposto di cantare? Oh beh, se non cantate con il cuore non succederà mai nulla di favoloso. Dopo qualche sguardo qualcuno capì e tornò in paese. Riapparve dopo mezz'ora portandosi appresso tanti bambini. Il guardaboschi sorrise e si mise al centro del piccolo gruppo. Bambini, abbiamo bisogno che ci insegnaste a cantare perché ce lo siamo dimenticati.
bambini erano timidi. Inizialmente scherzavano tra loro facendo finta di non aver sentito o di non aver compreso. Poi una bimba si mise a cantare una canzone imparata a scuola. Era una canzone che sapevano tutti i bambini e come in un grande coro tutte le loro voci si unirono e si levarono in alto dalla collina. La magia si compì nuovamente e la grande nuvola felice sciolse i nodi della sua chioma impigliata tra i rami degli agrumi. I bambini, continuando a cantare, furono fatti scendere dalla collina e riportati in paese. La nuvola, illuminata dalla luna, si liberò e si alzò. Seguì il canto e proseguì il suo cammino oltre i palazzi, su, verso nord. Qualcuno dal giardino di casa, vedendo la grande nuvola, disse che assomigliava a un'arancia gigante. Altri dissero somigliasse a un uovo. Uno disse addirittura a una freccia. Ma dalla collina Arturo vedeva più lontano di tutti e vide con soddisfazione un grande cuore che si era rimesso a funzionare. Grazie. Ok, questo è tutto. Con la citazione.